Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Sto riprendendo il video da dove ci eravamo lasciati l'ultima volta. Vedete che è ancora notte. Quindi per non perdere tempo vado a scavare dei materiali per la casa. Vado a creare una crafting, almeno faccio qualche torcia, almeno si vede qualcosa. Uso la legna come carbone. Altri due di pietra così mi faccio la fornace. Ecco, quindi metto legna, magari facciamo così, questa qua e questo qua. Direi che va bene così, magari lascio bruciare l'ultimo legno. Ecco. Quindi mi creo delle torce con questi tre di carbonella che ho fatto, almeno si può vedere qualcosa. Il problema è che non ho carne, invece ce l'ho due di carne ovina, di pecora. Quindi scendo circa a livello 40, si potrebbe trovare anche ferro. Forse è diventato giorno sopra perché sento che i zombie vanno a fuoco. Prendo dei materiali per la casa. Almeno per il pavimento. Devo andare a cercare della lana, altrimenti dovrò passare anche la prossima notte in questa condizione. Quindi 34, vediamo se ci bastano. Intanto mi faccio un biccone, almeno se finisco la pietra non devo andare a scavare di nuovo con il biccone di legno. Ok, è giorno, l'ho vista una pecora, qua c'è un ragno che di mattina non mi uccide. Già 4 di lana. Abbiamo il primo letto. E che colore faccio il letto? Intanto lo craft. Ecco qua. Il letto è fatto. Ora di che colore lo faccio? Vediamo che colori, che fiori ci sono qua. Questo sarebbe blu. Fiordaliso blu. Può essere un'idea. Pure il rosso, blu e rosso fa viola, blu e rosa che fa? No, non va niente. E la faccio blu. Letto, ecco, letto blu. Mi vado a creare un piccone, almeno non rimango senza piccone di pietra. Sono costretto ad usare quello di legno. Ecco il piccone di pietra. Devo costruire anche una cassa, anche due, che qua lo spazio non ci basta più. La vado a mettere direttamente qua, almeno non la devo spostare. Quindi metto tutte queste cose qua dentro. Quindi faccio i slab. 60 slab per completare dovrebbero bastare. Bastano e avanzano, direi. Ora fatto. Faccio le mura almeno di 4. E per farle di 4 questa legna che ho non mi basta. Quindi dovrei andare a raccogliere altra legna. Poso gli slab. Ora qua la legna di betulla non la vorrei raccogliere tutta. Poi non ce n'è più. Caverna, vediamo se c'è del carbone. C'è del carbone. Ok, ho raccolto tutto il carbone. Posso andare a raccogliere il legno. Prendiamo le torce, almeno andiamo al risparmio. In realtà dovrei prendere anche le piantine di questi alberi. Almeno li posso piantare, posso rimettere altri alberi qua vicino. Qua c'è un albero caduto. Andiamo a togliere. Ok, che estetica però. Non mi piace tanto l'idea di avere un albero che è caduto. Andiamo di qua. Ah, qua c'è altra legna, altro tipo. Qua c'è un altro bioma. 40 di legna ci bastano? Credo proprio di no. Perché ho dovuto usare il legno di betulla? Non lo so. Due alberi di questi fatti per 4, già
avevo abbastanza materiali per farlo a casa. Vediamo qua c'è qualche altro betulla. Poi questi 5 alberelli me li vado a piantare vicino a casa, almeno ho la legna di betulla vicino, anche se potrei raccogliere il pino. Anzi, mi raccolgo questa legna, prendo i sapling, almeno 4, così poi lo posso ripiantare per 4 l'albero più grande e avere più legna da usare come legna per craftare oggetti. Ok, il primo. Ne mancano altri due. Questa è abete, quindi ho 3, ah, c'è il quarto. Ah, del colorante bianco ci sta con il letto. Vediamo come ci sta. No, diventa bianco, non diventa celeste. E forse si sta pure per far notte. Ma tanto ho il letto dietro. Almeno questa notte la posso dormire. Casa dovrebbe essere da questa parte. Cioè, casa. Il pavimento. La piazza del letto qua, tanto per dire. Vabbè, guardo le stelle. Anche se non ci sono, guardo le stelle. Che sono belle le stelle. Ok, nuovo giorno. Piantiamo la betulla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poi pianto questo mega albero da 4. No, tu ti metti qua. Però per ora uso solo la betulla. Cioè in questo modo, solo per i muri. Poi per innalzare i pilastri laterali potrei usare il legno grezzo, ma per ora che devo andare lontano a prendere la betulla, forse meglio di no. Quando crescono questi alberi creo anche i pilastri. Quindi per ora chiudo tutto e poi vedo cosa devo fare, i buchi per le finestre e per le porte. Io adesso mi angolino. Sono due, facciamo quattro, quindi per ora il tetto non lo so se dovrei chiuderlo oppure fare un altro piano. Potrei fare un tetto magari di scale e nell'altro piano mettere delle casse, usarlo come magazzino. Potrei fare così. Però per fare un altro piano mi servono almeno le slab. Quindi la porta la faccio qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2. Almeno è simmetrica. Quindi creo questo. Metto qua, qua ci devo mettere, però non so se si possono piazzare le porte sugli slab, vediamo. Sì, si può fare. Metto due trapdoor, si può fare pure questo. Qua copriamo i buchi. Io farei una finestra tutta grande, almeno si vede fuori, cioè è più bello. Vediamo come viene. Fare tutto questo di vetro. Forse due, lascio due, così qua posso fare anche, faccio così. E qua la stessa parte. E questa parte è la stessa cosa. E qua di nuovo due. E qua magari non lo so, faccio due finestre così per essere più simmetrico. Cioè, simmetrico non è. Dovrei fare così per essere simmetrico. Quindi mi serve più o meno 1, 2, 3, 4, 5 e 4, 36 di vetro. Andrei ad usare i pannelli là sotto, visto che c'è della sabbia. Mi creo una barca. Qua, su questa versione di Minecraft, la barca si crea con la pala. Ma io ce l'ho la pala? Non ne ho. Per magari un altro video andiamo in esplorazione, decidiamo una zona dove andare a esplorare.
sembrerebbe sabbia, cioè deserto, anche se non è deserto. Quindi questa è la casa delle streghe. Poi in un prossimo video andiamo a esplorare magari la palude, dovrò raccogliere la sabbia. Avevo detto 36. 26. No, ok, 48. E là c'è casa mia che si vede da lontano. Però devo risolvere anche il problema del cibo. Non ho cibo. Devo creare anche una farm di cibo. Ma c'è la barca. Per ora magari posso raccogliere qualche pesce. Ci do qualche merluzzo, salmone, quello che è. Tridente quello. No, devo salire sulla barca. Però non sono mai morto tutte queste volte in un mondo di Minecraft in così poco tempo. Devo fare una barca, non ho neanche legna. Mi devo anche spiegare perché il mio loot può despawnare. Devo fare stick, creare la pala. C'è la pecora entrata a casa mia. What? Pecora tutto a posto? No, check. Perché chi l'aveva tirata? La pressure plate. Ora io devo essere verso di qua. Ecco il mio loot. Non mi dire che va sott'acqua. Perché dovrebbe salire? Ho l'aggiornamento. Il loot risale. Il legno di spruce. La sabbia. Porta, legno, tutto qua c'è. Almeno quelle poche armature che ho. Ecco, le metto. Ho preso, cioè per due pesci sono morto. Mi sa che state facendo di nuovo notte. Devo mettere intanto a cuocere questa sabbia, perché sennò non mi sbrigo più. Oh, è cresciuto il mega albero. Però questa miniera qua davanti è un po' brutta. Sta crescendo qualche albero e nel frattempo lo vado a raccogliere, così almeno lo posso ripiantare. E mi si è rotta l'accetta. Non ho più pietra. Ma devo andare a raccogliere in miniera. Potrei farla in un altro modo questa miniera. Anche l'ingresso alla miniera la potrei fare in un altro modo. A livello 45, tipo questi livelli di qua, è un ottimo livello per scavare ferro e carbone. Però visto che non è un altro mondo, conviene di più andare a scavare quando si sono trovati dei diamanti, anche di ferro. Magari si è fatto un piccone in ferro con fortuna. Perché ora il ferro scavato con fortuna ne dà anche di più, come il diamante. Nel frattempo si è cotto il vetro. Sì, posso fare i pannelli, li posso fare anche di un altro colore. Che colore li faccio? Questo è nero, cioè questo è bianco, per staccare ci sarebbe nero. Devo andare a rischiare la vita un'altra volta in acqua, perché no? Intanto mi rifaccio la spada, poso quello che non mi serve, vediamo se riesco ad uccidere qualche squid, come si chiama. Se ci sono in questo mare, ma ci dovrebbero essere. Ecco, stanno spawnando ora. Voi siete la mia cena. Raccogliere pesce in questo modo fa consumare tanta fame. 4 di questo potrebbe bastare. Vabbè, vediamo con 6. Perché se per 8 con 6 sì, ci bastano. Quindi prendo il vetro che avevo posato prima qua nella cassa. Prendo questi pannelli. Prendo. Mi sa che non ci basta. Sì, ci potrebbe bastare perché con questo ne posso fare altri 16. No, si fa in questo modo se non sbaglio. Così. 6. E devo fare il colorante nero. Quindi 6, proprio preciso. Qua. Così. No, quello non doveva succedere. Così, così e così. Di questo è fatto. Almeno non dico che ora ho
Ho un tetto sulla testa, ma almeno ho delle mura intorno. Li vado a cuocere il merluzzo per completare la casa. Magari nel prossimo episodio potrei vedere di creare un tetto con il tetto delle casse. Questo video è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace e ci becchiamo al prossimo video.